si faceva festa e si beveva tanto in compagnia. Sì, avevo capito tutti amici dal mio tono di voce anche che la città era Brindisi. Quindi vabbè, vi lascio e ci sentiamo a settimana prossima con Ciancio Quacquerò. Ma era serio? Secco. Era serio? Geo Challenge, la sfida ritornerà. Questo era il nostro Geo Challenge, ragazzi. Il nostro Ciancio era un attimino brillo perché si trovava a Brindisi. Brindisi! Un Brindisi! Il nostro Ciancio Quacqueroni era a Brindisi, quindi per chi ha risposto correttamente sulla nostra pagina Facebook, in arrivo tanti premi! Svalvolati on air. È stato bellissimo. Questo è Svalvolati on air. Ciao raga. No, ogni knick ca radio Radio Top FM. Pubblicità.
Ristorante pizzeria Posteria del Borgo. Grande promozione. Tutte le pizze da menù a soli 5 euro, anche da sporto. Posteria del Borgo è anche giro carne, giro pizza o ideale per pranzi di lavoro con menù a prezzo fisso. E ogni venerdì sera, serata karaoke. Posteria del Borgo, a Melzo, in via Sant'Antonio 43. Telefono 345 99 21 78 8. Chiuso lunedì. Osteria del Borgo, dove il gusto è di casa. Futura Service, fotostudio, centro stampa e studio fotografico. Nel cuore di Melzo, in via Ambrogio Villa 74. Futura Service, fotostudio. Telefono 02 95 73 22 27. Futura Service, fotostudio. Ricordi che durano una vita. Quanta fretta, ma dove corri? Dove? Dove? Al ristorante pizzeria Il Gatto e la Volpe. Puoi ordinare un'ottima pizza o gustare le specialità di pesce. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società. Ti aspettiamo in via 24 maggio 6 a Melzo. Telefono 02 95 50 67 1. Che noi ti vuole fea. Non mandare email. Usa WhatsApp 348 321 1235. Messaggia gratuitamente agli Svalvolati On Air in diretta. Usa WhatsApp con gli Svalvolati On Air. Adesso. Svalvolati On Air. Yeah, yeah, yeah. Questo è Kodiak, anch'io ascolto Svalvolati On Air. Questo è Kodiak. Quante valvole hai? Noi poche. Svalvolati lo sai, mica role models. Siamo in aria oppure in aia. Geo Challenge ti saluto dall'Himalaya. Questa roba che picchia tipo Carcox. Sei da scartare ti regaliamo uno Scarbox. Quale smart box? Svalvolati on air, in aria ci siamo, ci arrampichiamo con le peacocks. Amaci, odiaci, pazzi senza farmaci. Inviaci, Svalvolati A, posto oggetto C, C. Strani amori per te, schimicando magna. Risolvi con la busta di Maria Castagna. Ascolta noi top, non gli altri pacco fiasco. Un motivo, siamo rossi come Vasco. Risolvi i problemi qua, oh, la sigla rap, oh. Fede Stagnola con il cracco, ma non si fa, oh. Gli Svalvolati on air. Gli Svalvolati on air. Gli Svalvolati on air. Svalvolati on air. Svalvolati on air. Gli Svalvolati on air. Devo dire chi siamo o sei capito? Mi sa che sei capito già dal, vero, già dal jingle. Sì. Tra l'altro mi è familiare. Vabbè. Anche a me è familiare questo jingle, però capirete dopo, miei cari ascoltatori. Quindi il nostro Ciancio Pocqueroni era a Brindisi, quindi per chi ha vinto partecipando e rispondendo in maniera esatta all'indizio di settimana scorsa sulla nostra pagina Facebook, si cucca, si becca, il si spara. Il braccialetto barra porta badge dei nostri amici svalvolanti. Dei nostri amici in terza persona come Ciancio. Hai capito, è giusto, hai che capito, sia così. No, perfetto. Allora, ci sono tanti sport nel mondo, sì? E noi naturalmente potevamo non prendere i migliori, non mi risulta proprio. Risulta giusto? Già dal primo abbiamo capito tutto. Esatto. Sei pronto al lancio? Sei pronto? Devo fare? Sei pronto al lancio? Sei pronto al lancio? Sì, a un gioco di lancio. Ah, un presente? Gioco di un lancio, gioco di lancio. Okay, vai. Tu giochi di lancio, che giochi conosci? Poche. Cosa il, si lancia? Il giavellotto, okay, il peso, il martello, sì. E l'incudine. L'incudine? Perché la schiacci tra la palla e il martello. Bravo. Giusto. Bravo. Allora, il lancio della tavoletta del water, mio perfetto. Caro DJ Darge. Perfetto, bello. È uno sport che può sembrare un po' di nicchia, mio caro DJ Darge. Oppure un po' di minchia, dipende un po' come la vedete. Cosa ne pensa lei di questo non gioco? Era la disciplina olimpica? E infatti. Infatti. Adesso ogni volta che mette parola devi far ad partire Alberto, la base. Parlo con lei che mi Santa sembra... Santa Alberto. Addirittura. Ormai metti una volta la musica di Giovanni Mucciaccia a posto. Allora, è molto popolare tra i partecipanti al festival più grezzo degli USA, lo sai? Più grezzo addirittura. Più grezzo, sì. Attenzione. Sì, testuali parole. Il Summer Redneck Game. Che vuol dire? Il gioco d'estate rosso e collo.
Squid Games. Ah, giusto, rosso con lo gioco nero. Con lo rosso tutto gioco nero. Nero americano. Ma non era questa la canzone di Madre Natura di Ciao Darwin? Bravo. Sì, bravo, bravo. Oggi ci è venuto un'illuminazione. Quindi tu sei come Madre Natura. Tu sei la nostra Madre Natura. Pensate come si è messa. Allora, le buone maniere naturalmente sono bandite da questa specie di gioco. Certo. E come funziona? Si svolge ogni anno nella città di East Dublin. Chissà come funzionerà. Prendi una tavoletta e la lanci in Georgia. Allora, prima la lavi perché sennò è un casino. Prima la usi, naturalmente. Sì. Sei seduto sul Chanson, ti fai la tua cacatina. No. Poi smonti il tutto e chi lo lancia più lontano vince. E chi smerda più giudici vince. Che bello. Che bello, è vero. Ma esiste un campionato, cioè una lega pro? Cos'è che esiste? Fanno una paradio delle Olimpiadi, cioè non è che addirittura, siamo qui, cioè non è che siamo qui a pettinarci, eh? Esatto. Ma io da qui leggo dito di ferro. Il cosa dito dovrei? Di ferro. Non devi svelare le altre notizie. No, ma io lo voglio svelare subito. Ormai allora, viaggio lo usa il dito di ferro. Sì, si chiama ditale. Quello che si usa per cucire, no? Naturalmente. Solo che il mio ditale occupa l'inizio del dito perché non ti pastrello. Devi pungere, esatto, il papastrello. Il tuo mio è lungo quanto tutta la mano, è un guanto praticamente medievale. Tu fai conto che lo porto in giro con la valigetta, ti dico solo. bravo, complimenti. Tu hai giocato buono. Sì, ma spiegami. Allora, i tornei di braccio di ferro sono cosa seria, con tanto di regolamento, allenamenti specifici e una federazione che si organizza e presiede. Che ti chiama? Che si chiama Federazione Popeye, tra l'altro. Esatto, si tratta infatti di un vero e proprio sport che coinvolge forza, tecnica, resistenza e velocità. Ma velocità cosa? Di dito, no? Se sei veloce col dito, la ragazza è felice. Adesso ti ho dato la spiegazione del braccio di ferro. Braccio di ferro, certo, classico. Uno di fronte all'altro. Spinaci e via. E via. Ma che dire del dito di ferro? Se non avete mai sentito parlare, sappiate che nei paesi nordici è una competizione tradizionale, addirittura sport ufficiale dell'Arctic Winter Games. Ma non è vero. Che si svolgono in Alaska. Che ce ne frega! Già che li fanno in Alaska. Ma quindi tu mi stai dicendo che è un braccio di ferro fatto col dito? Ebbene, sì. È quello che devi schiacciare l'altro dito. Potrebbe. Non so. È inquietante come cosa. Però. Ragazzi, come si chiama quel gioco dove tu usi il dito col pugno dell'altro? Devi È vero. Com'è che si chiama? Forse quel si gioco chiama lì? Dito di ferro. No, non è dito. No. Quello lì è un altro gioco. Quello che tu devi prendere il dito dell'altro. Schiaccia e che poi dito. E che poi finisce sempre a schiaffi quel gioco lì. Non si sa come mai finisce a schiaffi. Con chi ci giochi? Scusa, io ci ho sempre giocato e non ho mai fatto ammazzate con nemmeno nessuno. Nemmeno io. Dipende. Perché con chi fai giochi a schiaffi? Metti caso che giochi con un vegano, finisce a schiaffi sicuro. Poi non so. Il vegano è tranquillo. Sei tu che mangi carne e sei agitato, stronzo. No, allora, tra l'altro, a questo gioco qui i mancini come me sono avvantaggiati. Anch'io sono mancino. Anch'io sono mancino. Allora, che cazzo siamo avvantaggiati a fare? Allora Massimo è sfigato perché se gioca contro di noi la sua mano sinistra è più debole della nostra. Ma infatti nel regolamento c'è scritto che si gioca con la mano destra. Coglionazzi. Il regolamento ce l'ho sotto mano. Ma non è vero. La senti la carta? Carta canta. Carta e non canta. È la notizia di quattro righe che ha appena letto. Che ti ha dato Alonso. Salutiamolo. Ciao Alonso. Continuiamo. Hai capito? Ormai ci gestisce lui. Comunque, allora vi abbiamo istruito su dei giochi nuovi. Quindi c'è il lancio della tavoletta. Esatto. E il dito di ferro. Che non è il ditale. È un'altra cosa. Ditale si usa per cucire. Punto croce. Sì. E quelli piccoli si cucina con la pasta. È vero, perché si non li mangi con la pasta, tu i dita. Ma dobbiamo dare spazio al nostro main sponsor. Ebbene sì. Il main sponsor. Questi bellissimi programmi come Svalvolati On Air, per andare avanti hanno bisogno di tanti denari. Dove prenderli se non dai nostri Scarsbox? Bravo, quindi ci colleghiamo con Scarsbox. Avete presente quelle squalidissime scatolette vuote e colorate che affollano i negozi e che vengono spacciate per fastidiosissime del regalo? Sì, sto parlando proprio degli Smartbox, la stronzata colossale che ha venduto milioni di pezzi in tutto il mondo. E pensate che tutte quelle imperdibili offerte sono già state riscattate? No! Vi sbagliate! Sono Marco Glione e sono qui per offrirvi tutte quelle occasioni che nessuno ha ancora colto. E lo sapete non cosa dirlo diceva sempre? Carpe diem! Che vuol dire?
Fiore non colto, meglio di un coito! Ecco le fresche novità della settimana. Vai. Hai appena avuto un bambino?